Amici sportivi del grande wrestling, benvenuti alla nuova edizione della TWF. E si parte con il primo match, Katia contro Sally, per il number one contender al titolo femminile di Jay. Eccola qui la bella Katia che sta facendo il suo ingresso per iniziare questa spumeggiante edizione TWF, la numero 126 qui, come sempre grande spettacolo. E oggi si parte con il match che vedrà una tra Katia e Sally andare a sfidare il Night of Champions, proprio Cele, e dovesse capitare Katia sarebbe davvero incredibile, perché sfiderebbe la sua migliore amica, ovvero la campionessa Cele. Invece una Sally McDonald che vuole tornare quella di una volta, da quando ha perso la sua grande chance di diventare campionessa femminile, ci ha ritentato, a Extreme Rules ha perso anche quel match e oggi è qui perché vuole andare al Night of Champions per riprendersi quella corona che ormai da tanto che non possiede. Insomma, Victor anche lui sta facendo un po' lo stesso percorso. Victor questa sera affronterà Stefandro in no DQ match. Adesso prestiamoci a guardare il match. Sarà una puntata veramente speciale, perché sarà una puntata dove saranno la maggior parte, ci sarà soltanto un segmento decisivo. E poi ci saranno tutti i match in questa puntata. Quindi una puntata certamente all'insegna del grande spettacolo sul ring, direttamente sul ring. Certamente il wrestling è questo, lotta, combattimento, ma anche intrattenimento, come si stanno dimostrando queste due, Katia e Sally, due che non si sono mai affrontate prima, ma Katia che potrebbe espandere il suo dominio di vittorie anche in un match contro una Sally che insomma oggi non vuole perdere. Ha iniziato bene la ragazza di Victor, che però poi qui è stata gettata oltre la terza corda dalla bella Katia, che sta comunque diciamo dimostrando a tutti che ha le capacità adatte e adeguate a sfondare. Qui Sally forse neck breaker, no, invece la tira per i capelli, questa manovra anche illegale. L'esperienza qua insegna, sono 3 anni che lotta in WWF, prima in TWF. Sally grande regina della TWF, poi anche campionessa del mondo. Gli manca il titolo unificato. Power slam però, attenzione! Grande manovra. Qui Katia veramente non c'è più. Katia non c'è più. Attenzione! Sally potrebbe chiudere! Perché io! Incredibile! Perché io su Katia! Incredibile! Incredibile! La fa correre! Non ci voglio credere! E infatti è finito il match! Incredibile! Katia ci saluta! Non è ancora pronta, ragazzi! Fate breaker da parte di Sally McDonald. 1, 2 e 3. Una Sally in grandissima condizione. Attenzione, sarà lei quindi ad andare contro Cele in quella di Night of Champions. D'altronde la rivalità tra le due non termina mai. E questa volta potrebbe esserci davvero la resa dei conti. Una Sally McDonald che ha dimostrato che l'esperienza è tutto e che Katia deve ancora crescere. Sono rimasto un po' deluso da questa prestazione di Katia, a dire la verità, comunque non me l'aspettavo. Ora passiamo al secondo match, Mane il Drago contro il Druido nel suo debutto.